ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Il Milan batte l'Atalanta per 3-1 all'Atleti Azzurri d'Italia. Che vittoria per la squadra di Gennaro Gattuso, che espugna lo stadio Atleti Azzurri d'Italia per 3-1 grazie alla doppietta, ragazzi, di Piontek, ancora una volta decisivo. Ma uno dei migliori uomini rossoneri in campo questa sera, ragazzi, è Hakan Çalhanoğlu, ragazzi, gol del sorpasso e anche assist per Piontek nel secondo tempo. Incredibile, primo gol stagionale per Çalhanoğlu, proprio nella partita forse più importante della stagione, perché il Milan, ragazzi, in questo momento allunga a più 4, a più 4 sull'Atalanta in questo scontro diretto che valeva proprio l'Europa, che conta. Stiamo parlando della Champions League. Uno spareggio vinto grazie al suo bomber Christoph Piontek, 6 gol in 5 gare ufficiali con la maglia del Milan. Che medie, ragazzi, che medie, più di un gol a partita per l'attaccante arrivato a gennaio dal Genoa, ragazzi. Che vittoria, che vittoria. Ma ne vogliamo parlare del gol che ha fatto Piontek a fine primo tempo? Perché è il gol che ha cambiato la partita, è il gol che ha cambiato questa storia, la storia della, forse anche la stagione del Milan, perché è veramente un gol incredibile. Una zampata, un tocco sopraffino, veramente un gol eccezionale per Christoph Piontek. Non ci sono parole, non ci sono parole, possiamo rivederlo e rivederlo, ma sono solamente da fare gli applausi al attaccante del Milan, veramente incredibile, che gol. Atalanta in vantaggio con Freuler, grande azione di Ivicic che vede la pallone in mezzo, grande taglio, pallone per Freuler che arriva a botta sicura. E lì, ragazzi, Donnarumma che fa la sua perché doveva trattenere sicuramente quel pallone che si infila piano piano, toccando anche il palo, in rete. Atalanta in vantaggio per quello che si era visto forse nei primi 30 minuti, anche meritatamente. E un po' invece fuori dal solito, diciamo, gioco, diciamo, maschio, Duvan Zapata, che mi aspettavo sicuramente di più, mi aspettavo di più da seconda sera da Duvan, da attaccante colombiano. Un po' in ombra, e invece è uscito nel secondo tempo il Papu Gomez. Quindi Atalanta che non brilla lì davanti come al solito, però va in vantaggio. Poi, ragazzi, ci pensa lui, ci pensa Christoph Piontek. Che gol, ragazzi, che gol, veramente incredibile. Io non ho parole dei gol che ha fatto. E poi, ragazzi, Hakan Çalhanoğlu, una sassata da fuori che batte e Berisha per il 2-1 del Milan, e poi calcio d'angolo di Çalhanoğlu e incornata vincente proprio, che batte sul tempo Berisha per il 3-1 del Milan, con cui vince e sbanca la Atleti Azzurri d'Italia, la squadra rossonera. Veramente incredibile questa vittoria, che quindi si aggiunge al suo sonetto in casa di domenica contro il Cagliari, e sono 3 punti importanti per l'Europa, perché l'Europa che conta si avvicina. Adesso, ragazzi, le altre due squadre, le squadre romane, stiamo parlando di Lazio e Roma, dovranno rispondere. Domani giocherà Lazio contro il Genoa a Marassi, sarà una partita difficilissima. Invece la Roma è una partita più abbordabile, però attenzione, contro un Bologna che nelle ultime due partite ha fatto 4 punti, quindi un test non da sottovalutare per la squadra giallorossa. E quindi il Milan può respirare, e il Milan è da applausi questa sera. Ma da applausi non è solamente la squadra che è scesa in campo, ma Gennaro Gattuso, ragazzi, che ogni settimana prepara questi ragazzi e contro le critiche, riceve critiche in continuo, ma alla fine, ragazzi, i 3 punti li ha portati a casa. Quindi applausi a Gennaro Gattuso per questa ennesima impresa di questa stagione. Complimenti al Milan, ma comunque applausi lo stesso Atalanta per quello che sta facendo. Non sarà una sconfitta a non applaudire Gasperini e tutta la società per quello che stanno facendo in questa annata. Quindi ripetiamo il finale dall'Atleti Azzurri d'Italia: Atalanta 1, Milan 3, Christoph Piontek, ragazzi, ancora una volta decisivo. Per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi, ragazzi, al canale, seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.